Buonasera, ben ritrovati per una nuova edizione di Spazio Professioni. Parte dalla Calabria la prima banca dati organizzata di curricula femminili, alla quale le pubbliche amministrazioni possono accedere con semplicità per individuare le professionalità più adatte da inserire ai vertici delle società e degli enti da loro controllati. Lo ha annunciato il presidente regionale di Confprofessioni Calabria, Massimiliano Tavella. Il progetto ProRete PA, di cui avevamo parlato in un'edizione precedente di Spazio Professioni, nasce dall'accordo tra il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Università degli Studi di Udine per la realizzazione di un percorso di accompagnamento specialistico alle regioni dell'obiettivo convergenza. Ad agosto l'occupazione è salita di 69.000 unità. Dopo la crescita dei mesi di giugno e luglio, ad agosto 2015 il tasso degli occupati conferma il trend positivo e sale dello 0,3%. Lo rileva l'Istat in un'analisi degli indicatori sugli occupati dipendenti e indipendenti diffusa lo scorso 30 settembre. La crescita è determinata dall'aumento dei lavoratori alle dipendenze, in prevalenza a termine con un più 45.000 unità. Il tasso di occupazione aumenta così di 0,2 punti percentuali, attestandosi al 56,5%. Su base annua invece l'occupazione cresce dell'1,5% con più 325.000 persone occupate, mentre il tasso di occupazione è di 0,9 punti. Parallelamente i dati Istat evidenziano una flessione del numero di disoccupati che costituiscono l'11,9% della forza lavoro. Secondo un'indagine del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, tra il 2014 e il 2015 la domanda di ingegneri da parte delle imprese è salita del 31%, uno degli incrementi più accentuati degli ultimi 15 anni. E anche il tasso di disoccupazione, dopo aver raggiunto negli anni passati punte del 6%, si riporterà verosimilmente a livelli più fisiologici del 4% per il settore dell'ingegneria, a fronte del 12% a livello nazionale. Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 151 del 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 settembre scorso, qualunque medico che presti la prima assistenza al lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'istituto assicuratore. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi rileva in una lettera al ministro Lorenzin le criticità a livello di responsabilità ed organizzazione che questo comporterebbe per i membri della categoria ed ha proposto un incontro col Ministero della Salute per apportare alcuni cambiamenti prima che il decreto entri in vigore a 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si è pronunciato sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico. Per i ragazzi che hanno acquisito il diploma tra i mesi di giugno e luglio del 2015 sarà garantita la possibilità di iscriversi ai corsi per l'accesso all'esame di abilitazione per le rispettive categorie. Il loro titolo di studio, secondo l'ufficio di gabinetto del ministro, è infatti da considerarsi equipollente a quello in vigore prima della riforma Gelmini. Soddisfatte le organizzazioni della categoria, in primis quelle del Consiglio Nazionale dei Geometri, che aveva sostenuto la tesi dell'equipollenza fin dal principio della diatriba. Il Presidente del Consiglio, Maurizio Savoncelli, ha dichiarato: si conclude positivamente, in base a quanto da noi sostenuto, l'equipollenza dei diplomi in esame a quelli del previgente ordinamento. Finalmente possiamo preoccuparci solo delle migliaia di ragazzi che ambiscono a completare il percorso di formazione e all'accesso all'esame di abilitazione per la professione. Nell'Unione Europea sale il numero delle persone che trovano difficoltà ad accedere alle cure sanitarie. Se dal 2005 al 2009 si era registrato un notevole progresso e la quota era calata dal 5% al 3%, negli anni successivi, a causa anche della crisi, la percentuale di coloro che hanno riscontrato problemi nell'accesso ai servizi sanitari è tornata a crescere. E la barriera principale risulta essere di carattere finanziario. La Commissione, a tal proposito, ha aperto una consultazione sul parere preliminare relativo all'accesso ai servizi sanitari nell'Unione Europea, elaborato dal gruppo di esperti che studia come investire efficacemente nella salute. Il parere presenta i principali ostacoli nell'accesso all'assistenza sanitaria e indaga possibili soluzioni. Nell'ambito della consultazione un focus è dedicato a tre gruppi svantaggiati: i Rom, le persone con problemi di salute mentale e gli immigrati irregolari. Il loro accesso ai servizi di cura risulta infatti sistematicamente ostacolato a causa, ad esempio, delle barriere legali, finanziarie
finanziarie e amministrative, ma anche culturali, linguistiche e comunicative. E questa era la nostra ultima notizia per questa edizione. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento alla prossima edizione. Rete Economy, la nuova visione dell'economia.